Come avete visto, ho comprato una terza macchina, questa Golf GTD, che la utilizzerò come daily. Mi è piaciuta veramente tanto, quindi ho già ordinato i primi pezzi, però prima voglio fare un tagliando. Sono appena stato a prendere i filtri e l'olio, Motul 8100 X Clean Plus. Come filtro abitacolo ho preso il MAN a 3 strati, che è molto buono. Poi filtro dell'aria e del carburante, sempre MAN, mentre filtro dell'olio della Bosch, perché della MAN non c'era e dovevo aspettare 2 giorni, quindi ho preso questo. Da quando ho fatto l'ultimo tagliando l'ex proprietario non sono passati neanche 10.000 km, però io personalmente ogni volta che acquisto un'auto me lo faccio, così sono più tranquillo. Poi all'interno, sul parabrezza, ho notato che c'è questo strato di sporco, infatti se passo il panno, come potete vedere, diventa nero. Quindi il problema è il filtro dell'abitacolo che non lavora bene, e già che c'ero ho preso tutto. Mi sono dimenticato di farvi vedere questo spray che serve per pulire l'impianto del clima. Come ci dice qua, bisogna accendere l'aria condizionata, impostare la temperatura al minimo, le ventole al massimo, accendere il ricircolo, dopodiché posizionarlo all'interno dopo averlo agitato e aspettare finché esce tutto quello che c'è all'interno. Ovviamente si fa con le portiere e i finestrini chiusi e serve per purificare l'abitacolo, per eliminare i cattivi odori, i batteri, eccetera. Iniziamo con questo. Il filtro si presenta così e si trova sotto al vano portaoggetti. Per arrivarci bisogna schiacciare contemporaneamente questo e questo. Dopodiché stacco anche questo e il filtro si trova qua sotto. C'è questo coperchio che ha 3 linguette. E questo è il filtro. Come potete vedere è bello sporco. Prima di inserire quello nuovo aspiro lo sporco che si è depositato dentro. Mi raccomando, freccia in giù. E il gioco è fatto. E adesso andiamo a mettere questo. Accendiamo il quadro, impostiamo la temperatura al minimo da entrambe le parti, ricircolo, tutte le bocchette attive, ventole al massimo e adesso posso agitarlo e aprirlo. Ok, finito. C'è un buonissimo odore adesso qua dentro. Veramente interessante sto spray. Per arrivare al filtro dell'aria bisogna svitare queste Torx. Aspiro anche qua. E adesso possiamo andare a mettere questo qua nuovo. Il filtro del gasolio invece si trova qua. Ci sono queste 5 Torx da 25. Metto un po' di carta intorno. E adesso con un cacciavite lo alzo. Tolgo anche questo, così lo pulisco. Guardate qua. Questo lavoro qua, tante officine non lo fanno. Tolgono solo il filtro vecchio, mettono quello nuovo e via. Però avete visto lo sporco che c'era dentro.
Adesso bisogna azionare la pompa e come lo faccio? Con OBD11. Accendo il quadro. Qua faccio connetti. Una volta rilevata la macchina vado su applicazione e scorro finché trovo la voce Full System Priming. Faccio modifica valore, Prime System, attiva. E come potete sentire il motorino sta funzionando. Per sicurezza lo faccio un'altra volta. Provo a vedere se si accende, dato che la devo spostare e mettere sulle rampe. Top! Approfitto per pulire un po' anche le plastiche qua. Alza questa plastica perché sicuramente sotto ci sono foglie. Direi molto meglio. Ho messo anche due cavalletti per sicurezza. E ora tolgo la protezione in plastica. Ok, il filtro si trova qua. Con la 13 svito. Adesso con la 32 svito il filtro. Pulisco. Cambio gli O-ring, dato che qua ci sono quelli nuovi. E con la dinamo metrica stringo a 25. Pulisco un po'. E da qua faccio uscire tutto l'olio. Adesso posso rimettere il bullone. Dentro ci vanno 4,7 litri di olio, ma io ne metto 4,5, tiro giù la macchina dalle rampe, la lascio 5 minuti accesa e poi controllo. Ok, ci siamo, 4,5. L'ho spenta, adesso vado un attimo via e quando torno vedo il livello. Ok, vediamo. È esattamente a metà. Aggiungo gli altri 200 per arrivare a 4,7. E il tagliando può definirsi concluso. Per far sapere alla macchina che gli abbiamo cambiato l'olio, vado nuovamente su officina, scorro in giù finché non trovo la voce Oil Reset, faccio modifica valore, reset, attiva, poi vado sulla distanza e metto 15.000 km e l'intervallo a un anno, quindi
365 giorni. Oltre a queste cose ci sono un sacco di funzioni nascoste da poter sbloccare, ma vi farò un video dedicato, e ci permette di fare la diagnostica per vedere se hai errori. Avvio la scansione. Zero risultati. Se volete comprarlo vi lascio il codice per avere il 10% di sconto dal loro sito obd11.com, che è quello dove costa meno. E se andate nella sezione veicoli potete vedere tutte le marche con cui è compatibile e anche i vari modelli. Ovviamente la diagnostica funziona su tutte le auto. Ricontrolliamo il livello. Ok, direi ottimo. Che dire, da questo video era tutto, spero vi sia stato utile. Adesso sono molto più tranquillo e direi che ho fatto più che bene anche considerando il colore dell'olio vecchio. Se volete vedere come ho costruito le rampe vi lascio il link del video nel quale lo faccio, altrimenti le potete comprare su Amazon già fatte, vi lascio anche di quelle qualche link. E alla prossima!